Vai. L'idea è nata così, chiacchierando del più e del meno, una sera a casa si parlava di questo, di quel personaggio, eravamo tutti e quattro insieme, abbiamo cominciato a parlare di Francesco, come sta, come non sta, oh, e a maggio compie gli anni, bisogna fargli un regalo. Cosa gli regaliamo? Uno spettacolo fatto da noi quattro con la complicità del pubblico, che dovrà essere numerosissimo. Questo, il nostro spettacolo e il pubblico, sarà il nostro regalo di compleanno a Francesco Nuti, che merita questo ed altro. È un regalo che parte da noi, ma è esteso, quindi insomma tutti quelli che vorranno partecipare a questo regalo, insomma, li aspettiamo, perché insomma noi possiamo mettere a disposizione quello che, quel poco che sappiamo fare, ma poi il grande regalo deve fare la gente, insomma. Per l'occasione ho preparato dei monologhi in pugliese e veneto, proprio perché almeno si accontenta un pochino tutti, perché il regalo sia ancora più grosso. E Marco canterà o mia bella Madunina. Sì, bella Madunina, poi mi sono preparato anche a Ciurisciuri, canzoni sarde, insomma, mi sono preparato sul repertorio abbastanza vasto. Francesco è amato da tutta Italia e quindi sarà una grande festa per lui, e per ricordarlo, per festeggiarlo e per far sentire a lui tutto l'affetto che ancora merita. Io quando ho guardato, l'ho detto in conferenza stampa, per la prima volta Madonna e Silenzio c'è stasera, ho capito che mi sarebbe piaciuto fare quello. Anche lui veniva dal cabaret, dai Giancattivi, e ho detto qualora dove. E infatti sono andato subito a cercare lo sceneggiatore di Nuti, che è Giovanni Veronesi. Andai a casa di Francesco un Natale, che lui abitando a Roma mi disse vieni a Narnali, io ci sono solo per Natale. Passai un Natale in uno stanzino attiguo a dove lui stava con i parenti, perché io ventunenne gli raccontavo tutta una serie di soggetti che erano talmente in fase embrionale che è stato un signore a non dirmi guarda passa il Natale a casa dei tuoi invece di venire a rompere le scatole qui. E delle colonne sonore poi anche uniche, ogni scena era un videoclip, neanche il più grande regista di adesso, secondo me forse sarà stata l'emozione di quegli anni, perché negli anni 80 amavo sperimentare, fare le colonne sonore delle anche di certe scene che avevo vissuto io, me le immaginavo e cercavo di farci la colonna sonora. E quindi sono sempre stato un po' invidioso, no? Avrei tanto voluto scrivere una colonna sonora per un film di Francesco. Ma ci ha detto che non mancherà, sarà bello, insomma, se andrà tutto bene, sarà in forma come sempre e non mancherà sul palcoscenico, così potremo cantargli tutti insieme buon compleanno. L'incasso sarà il regalo per Francesco, e poi ci compra il che vuole, sai, come le buste della zia, la migliore che ci sia, perché se no ti arrivano i soliti calzini, il solito maglione, la cintura, la camicia, capito? Allora sarebbe bello facesse un bel via, come in Willy Signori, che c'era il fratello, c'era Haber che era in carrozzina, e siccome adesso spesso e volentieri Francesco lo è, sarebbe bello facesse un bel viaggio in Africa in carrozzina e tornasse invece in bicicletta come nel film raccontava, per cui che si diverta, sarà il nostro modo per farlo divertire, lui che a noi ci ha divertito tanto.